abbiamo visto l'altra volta i principi di equivalenza delle disequazioni e li abbiamo applicati a un paio di esercizi. Adesso ne faccio altri due e poi vediamo un'altra forza di disequazione. Prendiamo per esempio questi mi sono già fatto, tre quarti x meno 2x meno 1 fratto 3 minore o uguale di 1 più 4 terzi. Attenzione al minore o uguale, è sempre una disequazione, solo che vengono accettate come soluzioni anche quei valori della x che rendono quello che c'è a sinistra e quello che c'è a destra dello stesso valore. Ok? La disequazione vi chiede quando è che, per quale x questa espressione è minore o uguale a questa? È sempre una disequazione, anche se c'è quel trattino o uguale. Ok? Si risolve sempre nello stesso modo, usando i principi di equivalenza, quindi portando tutte le x a sinistra e semplificando ciò che è semplificabile, tutto ciò che non è x a destra e poi riducendo in modo tale che a sinistra ci sia solo x. Se moltiplico o divido per un numero negativo, devo invertire il verso. Da minore uguale diventerà maggiore uguale e via dicendo. Separo la frazione. Attenzione, questo meno cambia segno al 2x e anche al meno 1. Quindi viene meno 2 terzi x e meno meno più un terzo. Minore uguale a 1 più. Qui i termini quali sono di a sinistra, porto a sinistra questo termine e a destra questo. E ottengo 3 quarti x meno 2 terzi x meno 4 terzi x, quindi è uguale a 1 meno 1 terzo. 3 quarti e 2 terzi e 4 terzi vanno sommati, quindi si possa andare avanti. Io tengo a sinistra il denominatore comune è 12, quindi 12 diviso 4 a 3 per 3 è 9, meno 12 diviso 3 4 per 2 8, 12 diviso 3 4 per 4 16. Il numero uguale a 3 ok? Nove meno 8 fa 1, meno 16 ottengo meno 15. Il numero uguale a qui posso semplificare per 3. Poi per avere a sinistra x devo dividere per meno 5 quarti o moltiplicare per meno 4 quinti. Cioè moltiplico per l'inverso di questo. Ma siccome ciò per cui moltiplico è negativo, questo verso cambia. X maggiore o uguale di quello che avevo a destra della disequazione, che è 2 terzi, per l'inverso di questo. Stesso segno, ma scambio numeratore e denominatore. Meno 4.
ok? E fa meno 8 15 su. Soluzione x maggiore o uguale di meno 8 quindicesimi. Tutto chiaro? Un altro. Vado avanti? Vediamo questo. La terza meno 1 tutta la seconda più o meno di x meno 3 meno 3 x più 2 tutto diviso 5 minore o uguale di x alla terza meno 1 per x alla terza più 1 meno 2 x alla terza meno 3 più 1. Attenzione, qui ci sono prodotti notevoli 1 e 2. Il quadrato del binomio e la somma per la differenza. Quindi parto del primo, il quadrato di x alla terza x alla sesta, quadrato di 1 più 1, doppio prodotto meno 2x alla terza. Tolgo questa parentesi, più un mezzo x meno 3 venti, meno, qui tolgo la parentesi numeratore, 3x più 6, diviso 5, minore o uguale, poi vado a capo. Qui ho x alla terza meno 1 per x alla terza più 1 che fa, somma per differenza, quadrato del primo, x alla sesta, meno quadrato del secondo che è 1, poi meno 2 x alla terza meno 3. Questo è quello che cancello, ci scrivo meglio. Tutto chiaro? Andiamo avanti. Ora, indietro, posso già semplificare qualcosa, perché ho x alla sesta a sinistra e a destra. Posso toglierlo. Meno 2x alla terza a sinistra e a destra, meno 3 mezzi a sinistra e a destra. Ma se facciamo così, vabbè, ce lo farò dopo. Andiamo a sinistra rimane x alla sesta, x alla nona, o dove? X alla terza, alla seconda. Qua? Sì. X alla terza, x alla terza, 3 più 3 fa 6. Ah, ok. Oppure il quadrato di x alla terza è x alla sesta. Ok. Allora scrivo quello che mi rimane a sinistra. 1 più un mezzo x meno la frazione la separo 3 quinti x meno 6 quinti minore o uguale di meno 1 e basta, gli altri si semplifica. Due termini x rimangono a sinistra, il resto va a destra. Un mezzo x meno 3 quinti di x minore o uguale di meno 1 più 6.
1 va a destra diventa meno 1, il meno 6 quindi diventa più 6 quindi. Se sono i termini simili, qui meno come multiplo tra 2 e 5 è 10, x lo scrivo solo una volta a destra, 10 diviso 2 fa 5 per 1, 5, poi c'è il meno, 10 diviso 5 è 2 per 3, 6. Allora uguale lì, 5, questo posso scriverlo come meno 2, così ho un termine in meno, e viene 5 per meno 2 fa meno 10, 5 diviso 5 è 1 per 6, 6. Okay. Per l'ultimo passaggio, 5 meno 6 fa meno 1 fratto di x minore uguale, 6 meno 10 fa meno 4, anche qui devo moltiplicare a destra e a sinistra per, moltiplico per meno 10 fratto 1, cioè meno 10, che è negativo, e quindi questo deve essere cambiato, quindi a sinistra, quindi a sinistra rimane x, vediamo a farlo, 10 con meno, meno 10, a sinistra rimane x maggiore o uguale, ho moltiplicato con numero negativo, meno 4 quinti per 10, meno e meno fa più, inoltre 5 e 10 si possono semplificare, e viene 1 e viene 2, è maggiore o uguale di 8 più 8. Chiaro? Ok. Adesso abbiamo visto disequazioni intere a coefficienti numerici. Okay. Si può, e succederà prossimamente, arrivare anche a espressioni di questo tipo. Però questa è nuova, non l'avete vista fino adesso. Perché? Perché c'è la x al denominatore. D'accordo?
questa non è più una disposizione intera. Quando ho la x in codice denominatore, parlo di disequazione fratta o frazionaria. E risolvere questo esercizio significa, cioè risolvere questa disequazione, come nel caso precedente, trovare per quale valore della x questa frazione è più grande o è uguale a 0. D'accordo? Ora, le regole dell'algebra che sicuramente avete, abbiamo già visto, mi dicono che se ho una frazione numeratore diviso denominatore, questa è maggiore di 0 se numeratore e denominatore hanno lo stesso segno. Più diviso più fa più, meno diviso meno fa più. Primo punto. Inoltre è uguale a 0 solo se il numeratore è 0. Non deve essere 0 il denominatore. Perché? Perché se una frazione è 0 il denominatore non posso calcolarla, non posso dividere per 0. Quindi risolvere questa disequazione quando ho la x denominatore mi richiede di sapere quali sono il segno del numeratore e del denominatore a seconda della x. Per esempio, se x fosse 0, il numeratore vale 1, è positivo, il denominatore vale meno 3, è negativo. Più diviso meno fa meno. Quindi 0 sicuramente non è soluzione di questo, perché se x è 0 la frazione è negativa e il segno cambia a seconda della x, non è sempre lo stesso. A seconda di quanto vale x, il numeratore o il denominatore possono avere segni più o meno. Quindi per risolverla devo sapere qual è il segno di tutti e due per la stessa x. Ok? Quindi per farlo vado a vedere il numeratore come è fatto. Il numeratore è quello che sta sopra. È x più 1. E mi chiedo quando è che è positivo. Che segno ha il numeratore? Quando è che è positivo? Questo lo sappiamo già risolvere. È risolta da x maggiore o uguale a meno 1. Se x è più grande di meno 1, il numeratore è positivo. Se x è uguale a meno 1, il numeratore è nullo. Poi vado a vedere il denominatore, che è x meno 3. E mi chiedo quando è positivo, quindi non posso mettere l'uguale, perché il denominatore non può mai essere 0. E questa è risolta da x maggiore di 3. Se x è più grande di 3, il denominatore è positivo. Ok? Adesso devo confrontare queste informazioni. Quando è che il numeratore e il denominatore hanno lo stesso segno, più o meno, a seconda della x. Per farlo uso una tabella che mette i due segni uno a fianco all'altro, in modo tale da poterli vedere subito. Questa retta rappresenta il valore della x. Quella retta rappresenta dei numeri. E i due numeri notevoli che ho trovato sono il meno 1 e il 3. Quindi riporto questi due perché in corrispondenza di meno 1 e di 3 il numeratore e il denominatore cambiano di segno. Quindi qui ho il meno 1 e qui ho il 3. Poi sotto riporto il numeratore, cioè x più 1. C'è una n. Che segni ha il numeratore? Beh, abbiamo appena visto. A destra di meno 1 è positivo, a sinistra è negativo. Più, meno, e qui è 0. Faccio un cerchietto, un tondino. Mentre il denominatore, x meno 3, è positivo a destra di 3.
è negativo a sinistra e in 3 si annulla e questo non deve succedere. Faccio una x. Tiriamo le somme. A sinistra di meno 1 il numeratore è negativo e il denominatore è negativo, meno diviso meno fa 2. Tra meno 1 e 3 il numeratore è positivo e il denominatore è negativo, più diviso meno fa meno. A destra di 3 sono positivi entrambi, fa più. Il meno 1 è 0, in 3 non esiste perché è nullo il denominatore. Quindi torno al testo della situazione e questa mi si chiede quando è che questo è positivo. Ergo, qui cerco il più. Positivo significa più. E poi dico quando succede. Questo più a quale intervallo corrisponde? Sinistra di meno 1. Quindi x minore uguale a meno 1. Uguale perché il meno 1 è 0. E voglio che la frazione sia positiva o nulla. Oppure a destra di 3. E la mia disequazione è risolta. Qui faccio di così si muore. Obiezione, certo, ripeto tutto. Avete una disequazione fratta, ok? X più 1 fratto x meno 3. Vi si chiede quando è che questa frazione è positiva o nulla? In una frazione, ok? Il risultato è più se ho più diviso più o meno diviso meno. Se il numeratore e il denominatore hanno segni diversi, il risultato è negativo. Allora vado a vedere qual è il segno del numeratore e qual è il segno del denominatore separatamente prima. Prendo il numeratore x più 1 e mi chiedo quando è che è positivo. Attenzione, quello che metto qui non ha niente a che fare con quello che c'è qua. Questo lo guardo solo dopo che ho finito la tabella. Mi chiedo quando il numeratore è positivo, risposta se x è maggiore o uguale a 1, a meno 1. Faccio lo stesso col denominatore, avendo cura che qui non metto mai l'uguale, perché il denominatore non può mai essere 0. X meno 3 è positivo se x è più grande di 3. Adesso so come cambiano i segni di numeratore e denominatore a seconda della x e confronto le due risposte. Confronto il segno del numeratore e il segno del denominatore a seconda di come cambia la x. Questa retta, ripeto, rappresenta il valore della x. Ho tre intervalli, sotto il meno 1, tra il meno 1 e 3 e sopra il 3. Sotto il meno 1 entrambi sono negativi, quindi il risultato è più, meno diviso meno fa più. Tra meno 1 e 3, numeratore positivo e denominatore negativo, più diviso meno, meno. A destra di 3, più diviso più fa più. Adesso, dopo aver finito la tabella, vado a vedere cosa mi si chiede. Deve essere positivo. Quindi sono soluzioni le regioni dove ci sono di più. Se qui ci fosse stato minore o uguale a 0, era tutto identico, tranne che qui avrei cerchiato il meno. Perché voglio che la frazione sia negativa. Quindi le soluzioni in corrispondenza del tondino verde, cioè del più, sono x più piccolo di meno 1. Meno 1 è soluzione perché c'è frazione maggiore o uguale a 0, quindi lo 0 è soluzione, oppure maggiore di 3. Mentre il 3 non è soluzione perché annulla il denominatore. E questo non deve mai succedere. Tutto chiaro?
per adesso ci fermiamo qua. Fate qualche esercizio anche voi.